Il 31 marzo è stato il giorno del lutto. A mezzogiorno tanti sindaci di tutta Italia hanno esposto sulla facciata dei loro comuni la bandiera a mezz'asta, accompagnata da un minuto di rigoroso silenzio. Un modo semplice per ricordare le vittime del coronavirus e per rendere omaggio all'impegno impagabile di medici, infermieri, volontari. L'iniziativa è stata lanciata dal presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, ed è stata accolta in tutto il paese, anche nel Varesotto. Da Somma Lombardo con il sindaco Stefano Bellaria, a Porto Ceresio con Jenny Santi, passando da Besnate con Giovanni Corbo e da tanti altri comuni del territorio. Tutti uniti in un grande abbraccio. Anche l'Università della Terza Età si adegua alle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus e propone le sue lezioni online. Accade a Somma Lombardo, dove sul sito UATE Somma, su YouTube e sulla pagina Facebook dedicata vengono pubblicati i video dei docenti che tengono le loro lezioni e danno informazioni in merito a compiti e attività da svolgere. Questo momento di emergenza ha risvegliato la creatività un po' di tutti, anche quella della nostra UATE, l'Università Adulti e Terza Età Città di Somma Lombardo. È stato bello vedere come si è riusciti a organizzare corsi in videoconferenza, quindi scopriamo in realtà che le nostre pantere grigie, diciamo così, sono molto più smart talvolta dei loro nipoti. Ecco, io volevo fare un grande ringraziamento naturalmente a tutti i docenti, agli organizzatori, al presidente, al rettore e a tutti gli alunni, perché mi dicono che stanno seguendo in maniera partecipata le varie lezioni. Addirittura è stata creata anche una pagina Facebook su cui vengono caricati spesso i video delle lezioni, in modo da poter essere fruibili da tutti anche dopo un certo arco di tempo. Ecco, questa è l'occasione per dire un grazie a tutti e ricordare che per ora ci abbracciamo tutti in modo virtuale, ma appena sarà possibile sarà bello tornare insieme a bere un caffè, a fare due chiacchiere di persona, perché anche con questa nostra creatività, con questa voglia di fare, con questo impegno dei nostri anziani, insieme ce la faremo. Anche i corsi dell'UATE sono in qualche modo online, quindi se voi cercate la pagina UATE Città di Somma troverete i saluti dei relatori a cui siete abituati, che normalmente vi tengono compagnia e vi tengono le lezioni nel corso dell'anno, e troverete anche un canale YouTube a disposizione appunto dei nostri studenti. Quindi collegatevi, e stiamo lavorando a una serie di iniziative per cercare di mantenere la città connessa.